ci sono tre o quattro aspetti del contratto ad uso transitorio su cui davvero dobbiamo prestare attenzione, su cui dobbiamo metterci la testa, non possiamo sbagliare, perché se sbagliamo rischiamo di compromettere la transitorietà del contratto, quindi il contratto da uso transitorio si trasforma in automatico in un contratto classico, un 4 più 4, 4 anni più 4 anni, oppure ci possono creare dei problemi con la controparte, quindi con la persona con cui abbiamo firmato questo contratto. Dopo la sigla facciamo il punto di che cos'è il contratto d'uso transitorio e quali sono gli aspetti importanti su cui dobbiamo prestare attenzione. Dopo la sigla. Il contratto transitorio è un contratto di locazione per esigenze non turistiche, quindi questo è il primo aspetto importante. Il contratto transitorio va bene se non abbiamo esigenze turistiche, quindi solo per esigenze lavorative o universitarie. Se abbiamo esigenze turistiche non è l'esempio di contratto che dobbiamo utilizzare. Andava bene fino a qualche anno fa, adesso ci sono dei contratti che potrete vedere in altri miei video adatti per le esigenze turistiche. Ha una durata da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi. Attenzione che qualunque pattuizione diversa, quindi qualunque accordo diverso che noi mettiamo nel contratto è nullo, quindi si trasforma in automatico da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi. Quindi anche qui, se vogliamo fare un contratto, le locazioni brevi per un massimo di 30 giorni non è l'esempio di contratto che fa per noi. Oppure al contrario, se noi vogliamo fare un contratto di lungo periodo, quindi non con un carattere di transitorietà, quindi non qualcosa di temporaneo ma qualcosa di più definitivo, non è l'esempio di contratto che fa per noi. Quindi minimo un mese, massimo 18 mesi per due categorie di esigenze: esigenze lavorative, esigenze di lavoro, quindi devo trasferirmi in quella città per esigenze lavorative per un determinato periodo di tempo, o esigenze universitarie, devo trasferirmi fuori sede, andare in un'università diversa dalla mia città, ho bisogno di un contratto transitorio, quindi di una durata massima di 18 mesi. Questa esigenza di transitorietà non deve essere solo manifestata verbalmente, non dobbiamo solo dirlo al proprietario della casa, dobbiamo scriverlo nel contratto d'uso transitorio deve essere presente il motivo per cui il contratto è ad uso transitorio, quindi dobbiamo scrivere: abbiamo esigenze lavorative o abbiamo esigenze universitarie. E il legislatore ci dice anche che dobbiamo tenere della documentazione comprovante la transitorietà: l'iscrizione all'università, la firma del contratto presso un'azienda fuori dal nostro paese di residenza e tutta questa documentazione che prova il fatto che noi abbiamo bisogno di un contratto ad uso transitorio. Questa esigenza scritta interessa sia il proprietario dell'immobile sia chi prende in affitto l'immobile, quindi il locatario. È importante quindi scriverlo nel contratto. Oltre a questo, il contratto, essendo di durata sicuramente superiore a 30 giorni, ha l'obbligo di registrazione, quindi deve essere registrato obbligatoriamente in Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Quindi entro 30 giorni noi abbiamo l'obbligo di registrare il contratto, quindi portarlo in Agenzia delle Entrate e provvedere alla registrazione. Attenzione che la registrazione può essere fatta anche telematicamente, quindi un commercialista o un intermediario ve lo può fare telematicamente, quindi senza necessità che voi andiate fisicamente in Agenzia delle Entrate a portare il contratto per la registrazione. Quali sono quindi gli elementi fondamentali del contratto ad uso transitorio? Beh, innanzitutto i dati delle parti in causa, quindi i dati di chi dà in affitto l'immobile e i dati di chi riceve in affitto l'immobile. Poi i dati dell'immobile stesso, quindi dobbiamo spiegare bene qual è l'immobile e identificare bene qual è l'immobile oggetto del contratto ad uso transitorio. Poi il canone, possiamo decidere un canone libero, quindi non ci sono limiti al basso né verso l'alto del canone di locazione, possiamo decidere il canone che vogliamo. Attenzione che però nelle grandi città e nei comuni limitrofi alle grandi città ci sono dei valori minimi e dei valori massimi che devono essere rispettati. Poi dobbiamo stabilire la durata del contratto, ricordandoci che abbiamo un minimo di 30 giorni e un massimo di 18 mesi. Dovremo scrivere nel contratto quindi qual è la durata del contratto ad uso transitorio. Poi dobbiamo stabilire le modalità di versamento del canone, quindi come verrà pagato il canone. Attenzione che su questo aspetto il canone può essere pagato dal 2016 anche in contanti per un valore massimo di 2.999 euro. Attenzione che se superiamo questo limite, quindi accettiamo pagamenti in contanti oltre il limite di 3.000 euro, siamo soggetti a sanzioni. Gli ultimi due aspetti importanti nel
nel contratto d'uso transitorio, ma non per importanza, sono la transitorietà, quindi dobbiamo prevedere uno specifico articolo che giustifichi la transitorietà dell'immobile con allegata la documentazione che comprovi che quello che stiamo dicendo nel contratto è vero e verificabile, e l'attestato di prestazione energetica, necessario in tutti i contratti di locazione. Attenzione che al termine del periodo ad uso transitorio il contratto decade istantaneamente, a meno che il conduttore tramite raccomandata non scriva al proprietario dell'immobile che i caratteri di transitorietà continuano ad esserci e quindi proponga un rinnovo dei contratti transitori. Attenzione che poi il contratto d'uso transitorio non è soggetto a sublocazione, quindi non posso subblocarlo ad altra persona, e questo è importante perché è una cosa che invece non riguarda i contratti di locazione a canone libero 4+4. Quindi, per riassumere, è importante mettere l'esigenza di transitorietà perché il contratto d'uso transitorio, un periodo che vada da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi, i dati di chi prende in affitto l'immobile e di chi dà in affitto l'immobile, i dati dell'immobile stesso e l'importo del canone. Io spero di esserti stato d'aiuto come al solito. Se hai bisogno di consulenze, scrivi a info@studialie.com. Ciao, alla prossima!